il nostro Daniele Lo Monaco. Daniele, eccoci qua. Buongiorno. Ciao Daniele. Ciao. Ciao Piero. Ciao. Federico. Tutto bene? Molto bene, grazie. Allora, non poteva non essere la prima domanda, Eusebio Di Francesco, quella relativa all'epidemia di infortuni gravi e di crociati, no? E sì. Diciamo che la risposta fa capire che, forse non oggi, ma da un po' di tempo a Trigoria, non vivendo in una campana di vetro, si stanno quantomeno ponendo il problema. Più che colpevoli, ci interessa trovare soluzioni e capire certe problematiche. Abbiamo dei grandi professionisti, cercheremo di fare in modo che non accada più. E poi il dispiacere per il ragazzo, per il calciatore, quello è scontato. Beh, insomma, non è facile poi, no, lavorare con questa mannaia. Oltretutto io non so se ci sia stata la domanda, fra l'altro so che il nostro Francesco Trinca aveva in mente di farla, secondo me è una domanda molto azzeccata. Io poi, essendo quasi traumatizzato io nel vedere le partite, cioè ogni volta che vedo un giocatore a Roma a terra, pure se è scivolato, mi faccio prendere dal panico. Cioè, non è possibile che non ci sia il rischio anche di una psicosi dentro la squadra, perché a leggere certi numeri, a viverli dal di dentro, non è un'ipotesi così campata in aria. L'hanno anticipato, Francesco, perché l'hanno fatta prima la domanda, e credo sia stata Erika Menghi del tempo a fargliela. E lui prima se l'è cavata con una battuta, ha detto: adesso appena faccio la riunione di tecnica glielo chiedo, si sono spaventati. E poi più seriamente ha detto: c'è ampia fiducia nei nostri programmi di lavoro, non credo che questo possa essere un problema, sostanzialmente. Però invece, secondo me, è una, diciamo così, delle conseguenze, se vogliamo solo psicologiche, che ci sono a questo problema. Già di conseguenze ce ne sono diverse, non psicologiche purtroppo, ma no, molto concrete. Molto concrete, perché veramente adesso poi uno razionalmente cerca di metabolizzare tutto, insomma, però a pensare che è successa un'altra volta, ed è successa un'altra volta all'uomo che stavamo aspettando con maggiore impazienza, proprio perché al di là del fatto se fosse o meno un fenomeno, no, Daniele, io quello che aspetto con maggiore impazienza è Schick, devo dire, con tutto il rispetto per Kasdorp, però sarebbe stato utilissimo, certo, però sono d'accordo con te, però lui doveva sistemare una pedina, cioè, esatto. Schick oggi Schick è semplicemente uno straordinario potenziale campione che stiamo aspettando. Io ho paura che se lo aspettiamo con questa ansia possa diventare un problema, perché sono sicuro che Schick sbaglierà qualche partita, e aspetto il primo scemo che dirà che è una pippa, perché sto sicuro che al primo gol sbagliato si alzerà il primo cretino. Sono già pronti nel calcio, purtroppo c'è questa presunzione che tutti possono parlare di tutto sempre nel calcio, perché è normale, diciamo, perché io non posso, certo tutti possono parlare, ma tutti possono parlare anche di fisica, di filosofia senza capirne nulla, senza averla studiata magari, però dice, perché io non posso dire che Socrate era un cretino, certo lo può dire ovviamente, però poi ti qualifichi di fronte a chi invece l'ha studiato un po' più a fondo per quello che sei. No, torniamo ai discorsi di Dzeko e al pippone Dzeko che doveva andare via e la Roma si doveva vergognare di aver speso quei soldi. Io dicevo che Karsdorp doveva mettere a posto una pedina, che è una pedina scoperta per troppo tempo. Nella Roma per fortuna c'è chi fa i gol, questa è una squadra che secondo me di gol ne segnerà anche parecchi, anche se in questo momento adesso viene da 3 partite in campionato, ma insomma ne ha appena fatti 3 a casa del CSI, per cui è un altro dato che secondo me va preso in considerazione. Però dice, un campionato incidentalmente ha segnato poco nelle ultime 3 partite, ma è una squadra che farà tanti gol, e non vedo il problema del grande attaccante in questo momento alla Roma, perché c'è un grande attaccante e un altro ne sta arrivando, e sono sicuro che farà la fortuna della Roma per i prossimi anni. Però quello che a me mancava di più era proprio il terzino, perché secondo me Florenzi non è pienamente un terzino, perché Bruno Perez non può fare, secondo me, il terzino ad altissimi livelli, e quindi veramente me l'aspettavo. Guarda, ho avuto un retropensiero mentre stavo arrivando allo stadio per l'ultima partita, mercoledì sera, e sentivo Federico che parlava di questa cosa, dell'esordio di Karsdorp. Ah, adesso il K2, speriamo che questi due potranno essere titolari della Roma nel ruolo per i prossimi tempi, i prossimi. Con retropensiero ho detto: porca miseria, con quello che succede alla Roma, veramente lo dobbiamo aspettare tutti, speriamolo tutti. Porco Giuda,
Non c'è verso che questa cosa si sistemi alla Roma, non riesco a capire. Io molto modestamente, intanto la teoria dei 14 crociati a me fa abbastanza ridere, perché mettiamo tutto nel calderone, tra un po' pure se qualche non lo so, giardiniere di Trigoria gli viene un'influenza. Cioè tu dici che sono situazioni non tutte assimilabili allo stesso. Ma non possono essere tutte assimilabili, Federico. I veri infortuni sono dei giocatori della prima squadra, di infortuni di allenamento, di gente che si è allenata realmente con la prima squadra. Togliamo intanto i 5 o 6 primavera, perché che senso ha considerare primavera tra gli infortunati della Roma? Metodiche, allenamenti, terreni e impegni diversi. Di che parliamo? Rudiger si è fatto male fuori, dice vabbè, ma si è allenato con la Roma, e allora perché devo metterci Karsdorp in questa cosa, che si è allenato con la Roma solamente per fare un po' di preparazione, ma non si è mai allenato con la squadra, con i carichi di preparazione. Però si è allenato tutti i giorni con i preparatori, sì, di cui tanto, sì, si discute adesso. No, ma per carità, io ho riportato, peraltro, a parte il Corriere della Sera che poi l'ha sentito direttamente, ma la testimonianza che voi avete fatto ieri con, sì, voi intendo Teleradio Stereo con Pavoni, è una cosa che secondo me è interessantissima. Piero sa che stavamo cercando Pavoni anche prima dell'intervento che ha fatto, e io ho riportato quello che ha detto a Teleradio Stereo perché mi sembrava un contributo stra interessante, però oggi non ne ho trovato molta traccia sui giornali. E Pavoni ha detto, la cosa più interessante è che Pavoni, che le cose l'ha scritta la vigilia di Roma Napoli, Pavoni ha citato Karsdorp per dire questo è un allenamento che ti può portare a dei problemi, a delle possibili lesioni, a delle possibili conseguenze, ed mi sembrava una cosa da preveggente, ecco perché assume una sua rilevanza. Poi quando lo senti parlare Pavoni ti convinci che è uno che effettivamente stiamo parlando del suo campo specifico di competenza. Per cui indubbiamente c'è qualcosa che non sta funzionando. Io oggi, poi sul giornale, per informazioni mie, ho scritto, mi sono anche esposto in questo senso, che Norman e Lippi andranno gradualmente verso il divorzio, stanno andando verso il divorzio con la Roma, verso l'addio, perché probabilmente a fine stagione, i tempi non sono ancora stati decisi, ma è una... c'è stata convergenza proprio recentemente alla Roma su questo tema, sapendo che se c'è uno sponsor di questi due grandi professionisti, perché poi basta leggere di curriculum, si chiama Gin Pallotta. Per cui dici, ma come, lo sponsor è Pallotta, e pure andranno via? Sì, andranno via, perché Pallotta poi non glielo dicono, li fanno fuori senza tra l'altro. No, questa è una vicenda molto simile al precedente braccio destro, oddio non mi viene il nome, che seguiva la vicenda dello stadio Pannes. Che era assolutamente un uomo vicinissimo a Pallotta, però nel momento che nella vicenda dello stadio qualche ruccio l'ha fatto, Pallotta gli ha dato la mano e diceva vabbè, torna a lavorare con la Raptor, che mi pare che forse con la Roma. Sì, questo è un caso diverso, intanto perché secondo me stiamo parlando di competenze proprio completamente diverse. Pan secondo me, mio giudizio personale, ma ci ho lavorato, lo conosco, l'ho visto lavorare da vicino, e secondo me diciamo così che di competenze ne aveva, erano abbastanza limitate. Guarda, non mi fa dire cose che non... No, no, io invece te le faccio dire. Competenze, no, competenze molto limitate per quanto mi riguarda. La mia opinione, insomma, è uno che secondo me non aveva granché da dire in un club professionistico di questo livello. Di calcio. Di calcio, bravo. Mentre invece, che io sappia, Norman e Lippi hanno anche lavorato, soprattutto Norman, insomma, lavorando in staff di primo ordine come il Bayern Monaco, con la nazionale tedesca, con grandissimi allenatori. Indubbiamente saranno preparatissimi, i curriculum, ripeto, anzi curricula per essere precisi, parlano chiaro, e nessuno li caccerà. È una convergenza di opinioni legata al fatto che probabilmente è finito un ciclo, anche perché, e ho aggiunto appunto elementi che spero possano portare un contributo in questo senso, alla fine io ho ascoltato anche Di Francesco, che giustamente ha detto, dice, io ragiono da squadra, lavoro con questi professionisti, secondo me sono ottimi professionisti, stanno qua e lavoriamo insieme, poi ognuno prenderà la sua strada alla fine della stagione, ma questo non significa che possiamo avere non buone poteva date. Creare una frattura ha ufficializzata addio comunque non Di poteva Francesco creare qua, una frattura beh no, non ha ufficializzato più addio, o meno detto, può succedere, vabbè, insomma sì, secondo me è abbastanza è evidente, però dico non c'è in questo caso la frattura di qualcuno che caccia via qualcun altro. Non voglio
per quanto mi riguarda, assimilare l'articolo che io ho scritto con questo concetto, perché io l'ho spiegato in maniera abbastanza chiara, perlomeno spero. E è una, si hanno, diciamo così, capito che era meglio non proseguire su questa strada, anche perché, ripeto, spesso sono entrati in rotta di collisione. Di Francesco è stato molto elegante nel dir questo, però io ho saputo di un episodio, per esempio, legato al recupero di Chic, che li ha messi in forte contrapposizione. Per cui sono cose che ritualmente accadono. Garcia li subì e come saprete Garcia poi si è pentito di questa cosa, l'ha detta anche pubblicamente. Spalletti, con il suo carattere, ha messo subito la cosa in chiaro appena sono arrivati: sì, la preparazione atletica mi occupo io, voi che siete Head of Performance Coach, ecco, Director of Performance, benissimo, lavorate in palestra, riscaldamento alla palestra, sì, infatti quella può essere un indizio di qualcosa che non va. Daniele, sì, guarda, ti chiedo, perché leggo, sì, non avendolo ascoltato, leggo insomma sul discorso in particolare di Kasdorp: nel nostro lavoro possono accadere infortuni, il ragazzo stava rientrando da un infortunio che si era procurato a casa sua in Olanda. È stato un movimento strano e casuale, quindi ti chiedo, mi rispondi fra un minuto, però allora a Trigoria Di Francesco e gli altri hanno capito il momento in cui si è fatto realmente male, perché qui ancora si naviga a vista, almeno a livello nostro, perché è faticoso anche ricostruire il momento della rottura e del problema, però mi rispondi fra poco. Allora Daniele, insomma, se ne sono accorti quando si è fatto male Kasdorp allora? Guarda, non ti, peraltro non ti so dire, nel senso che forse credo sia una risposta che ha dato quando poi eravamo già entrati in collegamento, perché non avevo sentito il dettaglio che mi hai citato. E, può darsi pure che poi ieri sicuramente non lo sapevano neanche loro. Hanno ricostruito, probabilmente. Può darsi che abbiano ricostruito. Ieri dicevano un quarto d'ora prima del cambio ha avvertito, anche se c'era. Ci sono le immagini che lui si tocca il ginocchio già nel primo tempo. Appunto, cioè, c'è chi diceva che invece si era già fatto male di mattina, chi diceva quando è caduto con un giocatore del sotto la Tevere, c'è chi diceva che si è fermato quando ha sentito il dolore vero, quando si è, nello stesso momento in cui ha preso la pallonata sullo stomaco Gerson. Io sinceramente non l'ho saputo individuare questo momento, per cui non saprei. Può darsi che allora abbiano fatto ulteriori accertamenti, magari hanno ricostruito tutto anche con lui, con il ragazzo, cioè, che mi pare fondamentale la sua testimonianza in questo senso. Domani chi gioca al posto dell'olandese? Bella domanda. No, perché c'è il Chelsea poi martedì, eh? Sì, appunto. Infatti tutte le ipotesi vanno per forza rapportate alle due partite. E per esempio oggi ha detto che c'è anche un'ipotesi che non giochi Dzeko contro il Bologna. Che è più di un'ipotesi, per come lui ha detto, perché la notizia che dà è che De Frel gioca sicuramente. Gioca De Frel. Non sa se giocherà. La domanda astuta, ma insomma è un'astuzia anche abbastanza scontata, non so come dire, del collega, non so chi fosse, no? Ma gioca centravanti o ala, per capire se gioca Dzeko? Però lui che dice, non lo so, devo vedere, Dzeko secondo me non è stato brillante, ma è stato comunque positiva la sua partita, devo ancora decidere se farò giocare, per me è molto probabile che non giochi, perché di solito una delle maglie, la prima, se non la prima, la seconda che si dà è proprio al bosniaco, quindi mi sembra abbastanza... Però guarda, non è detto che sia così, nel senso che può darsi che qualche riflessione ulteriore la farà... Qualcuno mi ha raccontato che è già la seconda volta che lui cambia idea da un giorno all'altro prima della partita, nel senso che c'è una parte con un'idea alla vigilia e poi magari si convince di un'altra cosa. Peraltro ti posso dire che con tutte le proporzioni che volete mettere voi, a me capita spesso di avere dei dubbi a volte di partire con un'idea quando devo io la formazione con la squadra che alleno, e poi magari me ne faccio un'altra perché vedo un dettaglio in un elemento che mi convince che per una determinata cosa, per un certo motivo, è più giusto far giocare un ragazzo piuttosto che un altro. Eppure per scegliere il menù capita, parto con idea e poi quando vedo così, voglio stare leggero e poi prendi la trippa. siamo abituati. Piero non c'ha dubbi invece, con l'idea vado leggero, va subito, è coerente. Sì, com'era ieri, a un certo punto dovevo ordinare la terza matriciana in 20 ore praticamente. Sì, praticamente, e quindi ho optato per la carbonara. Certo, mi sembra giusto. Cioè.
una cosa leggera, però non l'aveva riconosciuta. Che c'è un negozietto che ci porta, capito, sti primi piatti, esatto. Però dico, figuriamoci, noi siamo abituati a ragionare con i tempi del quotidiano, ma come se uno dovesse decidere il giorno prima sempre le cose, no? Poi chiaro che poi partì con un'idea, però poi c'è ancora 24 ore di tempo, soprattutto quando ci sono le partite serali. Io, a proposito di idee, non mi stupirei, visto che tutti danno Florenzi in questo momento scontato, se dovesse giocare Dzeko ancora una volta centravanti e De Frel esterno, Bruno Perez basso e Florenzi per il Chelsea. Non è un'ipotesi che esclude, no, a priori. Tra l'altro c'è da dire, se gioca De Frel centravanti, chi gioca a destra? Perotti? Il turco, faccio fatica, no, a immaginarlo di nuovo in campo. Sono rimasti quelli, cioè ci sono quelli. Schick non credo che possa giocare dall'inizio. No, può giocare a Florenzi, alto a destra, con De Frel centravanti. Ma Sharawi sta male un'altra volta, che fa? No, no, però lì devi spostare Perotti da sinistra a destra, o comunque se devono intersecare. Sì, no, nel senso possono essere comunque tutte e tre, De Frel, Perotti e Sharawi potrebbero essere tutte e tre. Sì. Daniele, ti chiedo, con Florenzi basso. Sono tante le combinazioni, sono veramente tante, come nei giochini matematici, l'importante è che si trovi la quadra. Daniele, ti chiedo un'impresa, insomma, in cui tu sei uno dei pochi che può realizzarla con la tua il dono della tua sintesi, della tua efficacia dialettica. Allora ti chiedo 30 secondi per un argomento e 30 per un altro, ce ne avrebbero di più. Se sei preoccupato di questa sterilità, soprattutto dei centrocampisti, devo dire, considerando i precedenti delle squadre di Francesco. E l'altra domanda è, sto avendo un'impressione che, per motivi forse diversi, ma sia De Frel in quei pochi minuti che l'abbiamo visto e Under siano peggiorati rispetto a qualche tempo fa, e ti chiedo se hai avuto questa impressione, se ti preoccupa. Allora, no, io non ho avuto nessuna impressione di peggioramento. È che Under l'avevamo intravisto, De Frel lo abbiamo visto per tutta la prima parte della stagione, amichevoli comprese, e credo semplicemente che è molto cambiata la Roma nel frattempo, è molto migliorata la Roma e ci sono dei movimenti un pochino più codificati rispetto a prima, che erano lasciati un po' alle singole iniziative, le azioni, e quindi Under forse sta cercando di capire il gioco di Francesco. E come sempre succede in questi casi, cioè quando un talento entra nei meccanismi di una squadra, c'è un periodo, secondo me, che un po' perde il suo talento, e poi il periodo successivo, se è un talento vero evidentemente, quel talento diventa favillante, cioè diventa migliore di quello che poteva sembrare potenzialmente. E io credo che stiamo in questa fase qua con Under, ma è un'impressione mia, è un'idea totalmente mia, e nel senso che può darsi pure che sia una stupidaggine solenne, però ho questa impressione per quanto riguarda Under. De Frel, secondo me, è quel giocatore lì. De Frel io lo vedo solamente desideroso di far capire che anche questo può essere il suo livello, perché non era mai stato abituato. Gioca con la pressione, purtroppo, mi sa. Secondo me gioca con un po' di pressione addosso, che si potrebbe togliere Questo non è il livello suo. Già si è data la risposta. Ma no, perché la pressione ce l'hanno tutti, Piero. Poi ci sono dei momenti in cui la soffri un po' di più, ma ricorderai c'è chi sotto pressione dà il meglio. Ci sta pure chi invece Morris qualche Becker cosa le può soffrire, cioè ci sta il giocatore che Michael Tomasi. Jordan adesso ho capito, parliamo di Michael Jordan, a chi affido l'ultimo tiro per vincere la partita? O a Michael Jordan o a Piero Torri, io te faccio capire. Esatto, questo poteva essere. Allora, caro Daniele, rimandiamo l'altra risposta, dai, dimmi solo sì o no. Allora, sei preoccupato della sterilità dei centrocampisti? No. No, 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 perfetto, allora già mi rassicuri. Un abbraccio, buon lavoro. Io sì. Va bene, ciao. Mi rassicura pure questo. Allora andiamo in pausa, dai.